Allora, una piccola digressione, loro non sono due economisti e io mi onoro di stare in mezzo a due economisti. Sei bravo, sei bravo. Cosa li accomuna alla mia persona? Scusate questa nota di carattere personale. Li accomuna la loro, il loro immenso spessore intellettuale e culturale, ma soprattutto una forte umiltà. Io mi ricordo nel 2007, lo racconto sempre, lui non vuole, ma io lo racconto sempre, nel 2007 telefonai al professor Galloni, non mi conosceva, io non conoscevo lui, io pensavo che mi rispondeva una segretaria, che mi dava l'appuntamento fra 10 giorni, lui invece, come un perfetto sconosciuto, ricordiamo che è un funzionario di Stato, è stato all'INPS, all'INPS, mi disse: aspetta che prendo l'agenda e ti do l'appuntamento. 5 giorni dopo era a fargli l'intervista. Questi sono i funzionari che io voglio in Italia. Stessa cosa è successo per il professor Maria Rinaldi. Gli mandai un'email, aveva scritto appena questo libro, anzi loro sempre sono umili, non lo dico, ma lo dico io, Europa Caput e Nino Galloni, chi ha tradito l'economia. Tra l'altro poi alcuni libri sono a disposizione per chi vuole. La faccio io la pubblicità perché se lo meritano. Hai dimenticato una cosa. Se lo meritano. Hai dimenticato una cosa. C'è un'altra cosa che ci accomuna veramente, la sapete qual è? Che siamo degli italiani veramente, siamo, questo ci accomuna. Mi ha tolto la parola. Allora, dicevo, anche il professor Antonio Maria Rinaldi, mai conosciuto, gli mando un'email, mi manda il telefono, 2 giorni dopo mi ha concesso l'intervista. Ripeto, professore universitario. Questi sono gli italiani che io voglio. Un'ultima cosa, prima di passare la parola a Nino Galloni, è questa. Siccome gira... ed è il motivo anche per cui è nata questo seminario, questa serata, gira prepotentemente una teoria che viene da oltreoceano, come se in Italia non avessimo scuole di pensiero economiche, e questa cosa a me dà un enorme fastidio. Quindi io questa serata l'ho fatta nascere proprio per dire che esiste un pensiero economico italiano, e qui a fianco a me, a destra e a sinistra, detto così un po', abbiamo due esponenti di grandissima portata. Allora, primo modello basato sulle esportazioni è quello che fondamentalmente comporta un sacrificio della domanda interna, la concorrenza al ribasso sui salari conseguentemente, la fine delle libertà sindacali, l'aggravamento della scarsità monetaria, una enfasi sui costi che si dimentica che in macroeconomia diventano valore, quindi si pretende che le imprese minimizzino i costi nella microeconomia, e poi si pretende che quelle stesse cose che poi chiamiamo lavoro, chiamiamo ambiente, chiamiamo tutela della salute siano massimizzati nel PIL, nella macroeconomia. Questa è una forte schizofrenia che dobbiamo continuare a rilevare. E infine un forte drenaggio della liquidità, per cui effettivamente negli stati, nei singoli riescono a gestire le proprie azioni, perché a fronte di un impegno e di uno stanziamento che ha copertura all'inizio delle decisioni, ci si trova poi quando sono state effettuate ad esempio gare, servizi, opere, a non avere i soldi. Ovviamente tutto ciò è collegato. Questo tipo di modello, prendiamo ad esempio il caso italiano negli ultimi anni, ma recentemente si è accodata addirittura la Germania. Voi sapete che nella sua storia e soprattutto negli anni '80, grazie anche al modello renano, la Germania proponeva un modello fondamentalmente basato su bassissimi tassi di inflazione, bassissimi tassi di interesse, conseguentemente altissimi investimenti in innovazione tecnologica che consentivano alti salari e alti profitti. Questo era il modello renano, era il modello della Germania. Oggi questo modello non c'è più in Germania. Oggi la Germania sta mantenendo una forte competitività all'esterno a prezzo di un forte sacrificio dei salari interni. Quindi ha creato una spaccatura fra
i lavoratori esposti a concorrenza internazionale, che se ci sono difficoltà accettano i cosiddetti contratti di solidarietà per ridursi i salari, salvo poi recuperare se le esportazioni vanno bene. Ma tutto ciò viene pagato con una forte crisi della domanda interna, dove le piccole imprese tedesche che non esportano, cioè sono diverse dalle piccole imprese italiane che invece sono più efficienti e che esportano, le piccole imprese tedesche devono pagare salari sempre più bassi. Hanno addirittura all'interno introdotto gli small jobs, che sono stipendi senza contributi, senza tasse, di 400 euro, che è vero che possono sommarsi ad altre attività in certi casi, ma comunque fotografano la situazione. Quindi, in buona sostanza, noi abbiamo un'antropologia, diciamo un umanesimo che è basato sulla continuo peggioramento delle condizioni di vita della gente per difendere, aumentare o mantenere la competitività esterna. Il secondo modello è quello in cui abbiamo forti esportazioni con lo sviluppo, con un forte sviluppo della domanda interna. È stato il modello cinese fino al 2011. Qual è la differenza? Che in pratica si investe all'interno, si fa crescere la domanda interna, si riducono i costi grazie alla tecnologia e si esporta di più. Non ci dimentichiamo che i paesi come l'Italia sono diventati più competitivi a livello esterno quando hanno fatto crescere i salari, quando hanno fatto crescere la domanda interna, perché la gente che migliorava le proprie condizioni di vita domandava più prodotti e questo creava un'economia di scala di cui poi si avevano gli effetti all'esportazione. Oggi la Germania vede uno stallo, questo è il grande problema della Germania, dei suoi investimenti interni, cioè i privati non investono più in tecnologia perché non c'è la prospettiva di profitto. E non c'è la prospettiva di profitto perché non c'è crescita dei salari e della domanda interna. Quindi la situazione della Germania è paradossalmente, fra quelle dei paesi europei, la peggiore. Dico paradossalmente perché noi abbiamo negli occhi la situazione della Grecia, l'Italia, eccetera. Però non ci dimentichiamo che i paesi mediterranei si caratterizzano anche per un forte sommerso, e questo che tiene a galla le loro economie, che sono tutte economie basate sulla liquidità e sulla moneta corrente. Questo secondo modello funziona finché sono compatibili lo sviluppo della domanda interna e le esportazioni. Nel momento in cui non sono più compatibili, prevale l'esportazione e quindi si ricade nel primo modello, che è un modello di peggioramento delle condizioni di vita. Non ci sono speranze per i giovani, cresce la disoccupazione, i salari non sono sufficienti al mantenimento di una famiglia, conseguentemente si incentiva il sommerso, nella migliore delle ipotesi, o addirittura l'economia criminale o altre soluzioni. All'ultimo comitato centrale del Partito Comunista Cinese nell'ottobre del 2011, infatti, è stato messo all'ordine del giorno questo problema, cioè i cinesi hanno detto meno esportazioni, più sviluppo della domanda interna. Tuttavia è chiaro che è un cane che si morde la coda anche questo. Quando noi diamo questa importanza cruciale, centrale alle esportazioni, ci esponiamo a situazioni in cui per mantenere quella competitività dobbiamo raschiare il barile riducendo i salari, riducendo la domanda interna, appunto per mantenere questa competitività all'esterno, e produciamo un modello economico che è insostenibile. Una antropologia della sofferenza, della disoccupazione, della divaricazione tra quello che sono le retribuzioni e quello che è il minimo per sopravvivere. Il terzo modello in cui si parla delle esportazioni invece è un modello che parte dalla valorizzazione del prodotto locale, quindi è basato prioritariamente sullo sviluppo della domanda interna e vede la sostituzione delle importazioni nei limiti delle cose possibili, ovviamente, perché sennò sarebbe un modello autarchico. Non è un modello autarchico, non ne parlo nemmeno di modelli autarchici, sto parlando di un'altra cosa,
sto dicendo della capacità di un determinato territorio, di una regione, di un ambiente, di un paese, quello che sia, di produrre tutto quello di cui ha bisogno. Se però deve importare qualche cosa, le cosiddette importazioni necessarie, allora deve esportare le eccedenze, cioè deve diventare talmente bravo in determinati prodotti, nel caso nostro parliamo per esempio del Made in Italy, di esportare le eccedenze, ma le eccedenze le può esportare a un prezzo arbitrario e quindi diventa competitivo sul piano internazionale. Qual è la differenza fra il primo modello e il terzo modello? Che nel primo modello tu sei costretto a far scendere i salari, la domanda interna e creare sofferenza, disoccupazione e via dicendo. Nell'altro invece sei costretto a massimizzare la produzione sganciandoti anche dalle monete internazionali in un determinato momento e quindi mettendo a frutto tutte le tue capacità produttive, quindi c'è la centralità dell'economia reale rispetto all'economia finanziaria. È chiaro che lo Stato deve prima di tutto, tra virgolette, educare il suo popolo, deve ragionare in termini preventivi e di prevenzione. Però se un comune nella voce di bilancio di entrate c'ha le multe, è chiaro che l'ente pubblico si trasforma in repressore piuttosto che preventore. Prima delle multe. No, voglio parlare delle multe. Lo Stato ha il potere di emettere moneta. Quindi che il fatto che la voglia andare a togliere ai cittadini attraverso le multe, salvo casi particolari, è una stupidaggine. Quando si dice non ci sono i soldi, è una stupidaggine, è una stupidaggine. Oggi con tutta l'Unione Europea, non il Ministro dell'Economia, ma il Direttore Generale del Tesoro può autorizzare l'emissione immediata di certificati di credito erariali per pagare i debiti che le amministrazioni hanno nei confronti di artigiani, commercianti, imprese, perché quei certificati, i pezzi di carta su cui c'è scritto la somma che lo Stato deve ai cittadini, possano circolare per sanare debiti, crediti, eccetera, e poi ritornare allo Stato sotto forma di tasse. Cioè, ma allora una parte delle tasse non è in euro? Non è vero, perché al momento dello stanziamento c'era la copertura, al momento dell'impegno di una spesa c'era la copertura, al momento della gara c'era la copertura, al momento in cui questo disgraziato andava a fare l'opera di cui la pubblica amministrazione doveva poi saldare il conto, c'era la copertura, al momento di pagare non ci sono i soldi. Di qui l'alternativa fra non pagare l'artigiano che si suicida perché a sua volta ha dei debiti che non può affrontare perché non gli viene pagato il credito che ha nei confronti dell'amministrazione, oppure pagare emettendo titoli di Stato a debito e aumentare la spesa pubblica degli interessi, e quindi in questo caso si peggiorano i conti pubblici. Ma perché? Perché c'è una discrepanza fra la competenza che è a pareggio, anche quando ritorna il certificato dentro come imposta, e la cassa. Ma è un problema di liquidità, non è un problema di bilancio. Bene, ringraziamo il professor Nino Galloni, ancora non ti concedo, e faccio l'ultima domanda al professor Antonio Maria Rinaldi. Grillo ha pronunciato la parola dazi. C'è un elenco lunghissimo di imprese, oltre che asset statali di cui parlavi prima, c'è un elenco di imprese private che, messe nella condizione debitoria per un sistema bancario che non concede più il credito, sono state svendute, vuoi ai francesi, vuoi ai tedeschi, vuoi ai cinesi, vuoi agli americani. Ora, come vedi questo principio del dazio e l'altra parola che sembra una bestemmia, il protezionismo delle imprese italiane? Quando si parla di dazi è sempre un problema, perché poi ci sono anche le contromosse da parte degli altri. Quindi tante volte per potersi proteggere poi si prendono degli schiaffoni da un'altra parte, e quindi bisogna stare molto molto attenti su questo discorso. È chiaro che le aziende italiane sono esposte come mai, per un motivo molto semplice, perché sono, se si può fare un esempio, sono svenate. È come mandare su un ring
per combattere una guerra, perché il commercio è una guerra, però con un pugile in cui gli si è fatto un salasso, no? E quello casca per terra. Le nostre aziende purtroppo si trovano in condizione di non avere accesso al credito, perché ci è stato fatto credere che con l'euro, con la moneta forte, con il fatto di appartenere a un grosso mercato, anche il credito sarebbe stato immediatamente erogato. Invece ci siamo resi conto che è avvenuto esattamente il contrario, cioè noi non abbiamo, le nostre aziende, ma anche il sistema proprio, anche le famiglie non hanno il credito al consumo, l'abbiamo visto, cioè andare in banca e riuscire ad avere un finanziamento è impossibile. Ma c'è anche qui un paradosso, il paradosso è che ora che c'è il tasso ufficiale di sconto a un quarto di punto, che sembra una cifra impossibile, no? Teoricamente vorrebbe dire che uno, cioè, va in banca, glieli tirano dietro i soldi, perché al 0,25 addirittura si parla di tassi negativi, di tassi negativi. I tassi negativi c'erano durante la guerra, la Svizzera, tutti scappavano in Svizzera, e pur di avere i franchi erano disponibili a pagare per poter avere il conto corrente, cioè queste cose, perché ti davano la garanzia che perlomeno potevi avere questi soldi, cioè conservare un valore, perché erano franchi svizzeri, adesso era diventata carta straccia. E noi ci troviamo nelle condizioni assurde che noi addirittura ci ritroviamo con dei tassi così bassi, però non abbiamo l'erogazione del credito. Io credo che tutte le industrie, il sistema finanziario italiano e produttivo e le famiglie preferivano, quando magari i tassi erano molto ma molto più elevati, però ce l'avevano l'erogazione del credito. Cioè noi non ce ne frega assolutamente nulla di avere i tassi di riferimento così bassi, che potrebbero tranquillamente permettere alle banche di erogare a bassi tassi alle aziende, quando poi dopo non viene dato nella realtà. Quindi qui il problema, per poter rendere esenti le nostre aziende da rider, chiamiamole così, innanzitutto non ci sono le istituzioni che difendono questo, non ci sono. Lei è rumorosissimo, io chiedo scusa. Dopodiché, per me sono tutti uguali, forse proprio per questo parlo così. E che cosa succede? Che il fatto che non ci sia la possibilità di poter avere le istituzioni che li supportano. Ma voi pensate che in Francia si fanno comprare cose come si fanno comprare in Italia? Ma quando mai? Ma noi non riusciamo a comprare neanche in chiosco dei giornali se andiamo in Francia. Ma perché voi andate negli altri paesi e gli si scappa, proprio gli si aprono le porte e dice: prego, prego, venite, comprate, noi siamo in svendita, è diventato un outlet, perché le istituzioni non glielo consentono. Guardate, negli altri paesi aprono, e non a caso lo dico, i parlamenti di notte per cambiare le leggi, per evitare che qualche italiano compri. Società del Generale De Benedetti, ricordatevelo, hanno riaperto i parlamenti di notte. No, ma non è cambiato assolutamente nulla, e perché le nostre istituzioni non ci danno nessun supporto. Quello è il vero dazio che noi dobbiamo mettere. Europa Camont del professor Antonio Maria Rinaldi, fate il regalo intelligente questo Natale. Nino Galloni, chi ha tradito l'economia italiana. Allora, ci sarà altri due ospiti, anche se non erano in scaletta. Prima di congedarli, io con l'Accademia della Libertà e con convegni di storia ci siamo sentiti di fare un premio al migliore economista dell'anno, Antonio Nino Galloni. Naturalmente ha solo un valore simbolico, perché non è da ieri che va in giro a parlare di questa economia alternativa, quindi ripeto, è solo un valore simbolico, però abbiamo voluto dare il premio di migliore economista dell'anno 2013 al professor Nino Galloni, nell'attesa che lo stesso impegno venga profuso anche dal professor Antonio Rinaldi per darglielo nell'anno 2014. Però aspetta, però lo voglio con la mira, però lo voglio. Fatemi leggere la motivazione. Allora, 5 dicembre anno 2013, scritta dal nostro magnifico rettore Giorgio Vitali. Premio migliore economista dell'anno, Antonio Galloni, motivazione. Insieme all'Accademia della Libertà è insediato un istituto latino di studi sociali, giuridici ed economici,
con il quale da quest'anno viene premiato l'impegno professionale ed intellettuale di chi ha prodotto soluzioni praticabili di politica economica e sociale in difesa della cultura umanistica. Il professor Antonio Galloni, con i suoi libri e la sua instancabile attività divulgativa svolta per molti anni con articoli e conferenze, si è distinto con il più autorevole prosecutore della scuola di Federico Caffè. Dall'amore dei lavori prodotti si può anzi dichiarare, senza tema di smentita, che esista tutt'oggi una concreta scuola economica umanistica originale ascrivibile direttamente al suo pensiero. Bravo. Due professori di Coccera, io chiamo Paolo Ferraro e Giorgio Vitali.